Motorola, ragazzi, ormai sta diventando veramente una certezza. Tutti i suoi prodotti sono dispositivi che tipicamente vanno molto molto bene, magari non eccelgono in nessun campo, ma poi semplicemente nell'uso quotidiano soddisfano. E questo Motorola Edge 40 che ho utilizzato negli ultimi giorni conferma un po' tutto questo filone. E quindi in questo video, come al solito, vi spiegherò i motivi per cui vale la pena acquistarlo e i motivi per cui invece dovreste valutare se è un dispositivo che fa al caso vostro. Quindi video dedicato a Motorola Edge 40. Prima di partire però una cosa fondamentale che vi dico in ogni mio video, che è quello di iscrivervi a questo canale. Molti di voi che guardano magari i miei video non sono ancora iscritti, beh, vi invito a farlo. È gratuito, ma danno l'opportunità a me di continuare a crescere, continuare a portarvi contenuti gratuiti come questo. E poi, insomma, se questo video vi piacerà, lasciare anche un like, altre cose gratuite, ma ripeto, è di grande aiuto poi per me per continuare a crescere. Detto questo, comunque, voglio partire un po' in modo diverso dal solito parlandovi del SoC. E non parlo di processore, parlo di SoC, perché è più corretto. Il SoC in un dispositivo come un telefono Android in questo momento è più importante perché non riguarda esclusivamente le prestazioni nude e crude, diciamo la velocità, ma riguarda molti più aspetti ed è quindi più corretto chiamarlo con questo nome. E qui, ragazzi, abbiamo un Dimensity 8020 che fondamentalmente è un Dimensity 1200 del 2021 con un aggiornamento sul lato connettività, perché si passa dalla LTE categoria 18 a LTE categoria 21. Ne consegue quindi che lato velocità in, diciamo, delle connessioni, velocità in 4G+, lui si comporta meglio del suo predecessore, si comporta bene in senso generale. E nei miei soliti test che ho fatto ho visto come c'è una bella velocità nei cambicella, è veloce anche proprio nella connessione generale, e questo sia quando mi sono messo a fare i test in situazioni tipiche favorevoli che anche in zone dove tipicamente invece la velocità va un po' a diminuire. Abbiamo poi naturalmente anche il Wi-Fi 6 che si è comportato molto bene, soprattutto messo di fianco al router, dove raggiunge le velocità migliori, diciamo il massimo che io in questo momento posso permettermi, ovvero gli 800 mega. Ho notato che è abbastanza conservativo quando inizio ad allontanarmi dal router, tende a staccare prima la connessione, ma d'altro canto si riconnette molto facilmente, e una volta che sono connesso poi le velocità sono molto molto alte. Questo ha un vantaggio, il fatto che in ogni situazione lì cerca di mantenere la connessione migliore. E per ultimo poi il GPS, che ha un fix rapido, una bussola che funziona bene e zero problemi anche con un uso continuo, quindi non va a scaldare, non va a stressare particolarmente il dispositivo. Abbastanza bravo quindi in generale nel cercare di capire qual è la rete migliore, nelle connessioni, nella velocità. Quindi insomma, se vi interessa un telefono che abbia una buona stabilità, che riuscirete a chiamare ovunque, che riuscirete a navigare bene in tutte le circostanze, Motorola Edge 40 fa sicuramente per voi. In più, 8020 naturalmente va contestualizzato anche nelle prestazioni vere e proprie nell'utilizzo del telefono. E beh, dovete tenere conto che questo 8020, ripeto, fratello del 1200, è migliore come velocità nei benchmark e nelle prestazioni rispetto a un 778G di Qualcomm, di cui nessuno si è mai lamentato. E in effetti, ragazzi, nell'uso quotidiano io non posso fare grosse lamentele su questo processore. Certo, qualche micro lag l'ho visto, è meno fulmineo rispetto ad altri che ho provato di recente, prendo ad esempio l'Honor 90. Vedete come nei vari test con le varie app classiche che si utilizzano tipicamente tutti i giorni lui va benissimo, naturalmente aiutato dal fatto che abbiamo 8 GB di RAM DDR4X e la memoria, che è di 256 GB di base di standard, è UFS 3.1. però insomma è un dispositivo che va molto bene, ripeto, in tutte le circostanze, ma non è così fulmineo come
rispetto ad altri. Lo si nota in circostanze specifiche, come per esempio nel cambio sensore nell'app foto, oppure proprio nel salvataggio della foto stessa, ma ripeto, nell'uso classico, così come anche nei giochi, va tutto sommato bene. Non è un telefono da gaming, ma d'altro canto ci sta. Scalda il giusto, non è un forno e quindi va bene. E si comporta anche molto molto bene quando sono andato a testare poi l'autonomia. Un'autonomia più che soddisfacente. Abbiamo una 4400 mAh che con un uso medio mi ha permesso di fare 2 ore di schermo. Questo giorno che state vedendo però è stato fatto tutto in wifi, avevo ancora il 75% di batteria. Con un uso medio intenso da 3 ore e mezza avevo ancora il 50%. Un altro uso misto, ma questo invece fatto tutto in wifi, 3 ore e mezza avevo ancora il 66%, ma sono arrivato a fare anche 2 giorni con un uso misto, quindi sia 4G che Wi-Fi, e sono arrivato a mezzanotte del secondo giorno con ancora il 5% e oltre 5 ore di schermo con in mezzo 1 ora di Maps. Insomma, una certezza e molto molto costante in tutte le sue prestazioni. Tra l'altro ottimo che non solo ha la ricarica wireless, una ricarica wireless a 15 watt, ma abbiamo anche una ricarica col filo a 68 watt, con tra l'altro il caricatore che è già incluso in confezione, e quindi in 10 minuti riuscite a caricare circa un 50%, che vi permette di fare in conclusione una giornata intera. Quindi un telefono con un processore che è vero non sarà l'ultimo grido, non sarà l'ultima moda, però d'altro canto mi è servito per farvi capire un aspetto fondamentale che diciamo in molti aspetti e anche nella community sta passando un po' come un telefono con un processore vecchio e che di conseguenza non è che vada così bene, quando in realtà non è così. Ecco, questo era un primo aspetto, un primo punto fisso che mi interessava mettere in risalto su questo Edge 40. Certo è che poi quello che più stupisce di questo prodotto è la sua completezza, e completezza inteso nel senso più ampio del termine. Infatti, oltre alla ricarica wireless che vi ho già detto, troviamo degli speaker stereo che sono di una qualità più che soddisfacente. È mediocre solo la seconda capsula e quindi c'è un po' di sbilanciamento, ma va molto bene, ripeto. C'è un sensore di prossimità fisico che funziona perfettamente, 0 problemi con chiamate e audio di WhatsApp. Abbiamo la certificazione IP68, unico Neo e la Type-C che è ancora 2.0, comunque abbiamo il dual SIM, ma non c'è l'espansione della memoria. Bene invece poi anche il sensore di sblocco, il sensore di impronte, che è posto solo un filetto in troppo in basso, però è veloce, efficiente, non soffre condizioni particolari della pelle, quindi va molto bene. Ripeto, veramente unico Neo che mi sento di segnalare, che è leggermente sbilanciato verso il basso del display. E visto che vi ho parlato del display, beh, è un display che va molto molto bene, e soprattutto specifiche tecniche è tanta roba, perché è un 6,55 pollici Full HD Plus classici, tecnologia P-OLED con HDR 10 Plus e a 8 bit, HDR che tra l'altro è riconosciuto anche da Amazon Prime Video, purtroppo non da Netflix, però arriva anche a 144 Hz. Ecco qua, attenzione, che se lasciate, diciamo, gli Hz in automatico, lui varia in modo corretto, però lo fa scegliendo tra 60, 90 e 120. Se volete vedere per forza i 144 Hz, allora dovete letteralmente forzarli dalle impostazioni. Ecco, se forzate i 144 Hz, ci tengo a dire che si nota parecchio questo plus in più di Hz, soprattutto, ripeto, perché poi se lo lasciate in automatico in alcune circostanze lui passa a 60, è veloce ma non fulmineo nel passaggio agli Hz successivi, e quindi impostato fisso a 144 Hz, vi dico, vi dà proprio quella sensazione di scheggia. Oltre a questo però abbiamo anche una buona luminosità che è superiore ai 1000 nits, quindi arriviamo a 1200, non è migliore in assoluto, però si vede benissimo anche sotto il sole. Tra l'altro poi complice sia le dimensioni del display, che non sono esagerate perché 6,55 sono tutto sommato ancora centrate, sia poi le dimensioni della batteria, che non sono nemmeno quelle esagerate perché è una 4300 quando altri montano una 5000, beh, lui ha un peso e dimensioni che sono fantastiche, veramente fantastiche. È un telefono leggero e piacevole da usare, 170 grammi circa, una larghezza che è appena sotto i 72 mm, per dirvi S23 liscio, che è considerato un compatto, è solo un millimetro più stretto,
Quindi questo permette di utilizzarlo davvero in serenità. E poi il fatto di essere tutto raccordato, di avere l'effetto edge anche posteriore, permette di utilizzarlo e metterlo in tasca anche con i classici pantaloncini in estate in modo molto molto tranquillo. Un paio di dettagli poi che ci tengo a sottolineare è nell'ambito del design e della sua costruzione. Il primo di questi è il fatto che il mio è la versione in pelle vegana ed è consigliatissimo, consigliatissimo. Bella la sensazione, ottimo il grip, tra l'altro non c'è il rischio di strisciarla, di rovinarla o di romperla. E poi top Motorola che inserisce la direttiva RAE del bidone barrato e il CE nel bordo inferiore, lasciando quindi pulito, ben pulito tutto il retro. Meno bene, ecco, e questo è l'ultimo dettaglio sulla costruzione, comparto foto, dove il bumper è vero che è ridotto, però lascia veramente tanto scoperti, sia diciamo proprio la zona delle fotocamere, quindi gli obiettivi, i vetrini, cosa che potreste rischiare quindi di rovinare, di conseguenza è quasi d'obbligo una cover. E visto che stiamo proprio parlando dei vetrini, andiamo a scoprire l'ambito fotocamere. Sapete che tipicamente lo lascio per ultimo. Ambito fotocamere composto principalmente sul retro da due sensori. Il primo è la principale da 50 megapixel f1.4 con stabilizzazione ottica e poi abbiamo un ultra wide da 13 megapixel con funzione macro integrata. Le foto in generale sono oneste, mi viene da dire così. Di giorno sono ok, una buona gamma dinamica, un buon lavoro dell'HDR, anche automatico. Qualche occasionale difficoltà nella messa a fuoco, ma ci sta. L'ultra wide invece va tutto sommato bene, le foto sono decenti, soffre un po' sui bordi dove diciamo la foto si va ad impastare un po' di più. Il sensore comunque è mediamente migliore, anzi sicuramente migliore di tutti quelli da 8 megapixel che trovate invece su altri medio di gamma. Carina poi la funzione macro, sempre su questo sensore ultra wide, che permette tutto sommato foto interessanti, diciamo paragonabili a quelle dell'Honor 90. Di sera c'è un calo più importante rispetto ad altri terminali su questa fascia di prezzo. Col sensore principale le situazioni, le foto che si riescono a fare sono ancora ok, mentre con l'ultra wide si perde notevolmente di efficacia, poi con risultati ai bordi che francamente sono appena appena sufficienti. Tutto sommato sufficiente, ma sufficiente un po' risicata la fotocamera frontale, che permette comunque di fare le classiche foto con l'effetto sfocatura, che risultati poi sono ok di giorno, sono ok francamente anche di notte per la fascia di prezzo. Nella media invece i video in 4K 30fps, potete fare anche i 60fps però solo in Full HD. 4K 30fps che comunque sono decenti con soprattutto i sensori diciamo posteriori, infatti con la principale la stabilizzazione nella media, non è possibile fare il cambio del sensore durante la ripresa, mentre possiamo mettere in pausa e fare foto finché stiamo riprendendo. Carinissima poi l'opzione di blocco dell'orizzonte che si è vista in altri terminali ma non di questa fascia di prezzo. Chiaramente si va un po' a perdere nella qualità del filmato con riprese che sono solo in Full HD con una grana mediocre, ma ripeto permette soprattutto in situazioni movimentate di tirare fuori video abbastanza unici. Possibilità poi di riprendere in 4K anche con la fotocamera frontale, però le riprese sono abbastanza scarse, manca la stabilizzazione, o meglio non c'è una stabilizzazione super efficiente, e in più proprio la grana del filmato non è granché. Quindi un comparto foto che un po' come al solito Motorola non è un suo cavallo di battaglia, non è sicuramente un telefono che si prende per chi vuole fare buone foto, per chi vuole fare foto eccezionali, ecco, ma però è un comparto veramente onesto, ripeto, per la fascia di prezzo. Ultima poi digressione per quanto riguarda il software. Abbiamo Android 13, le patch di giugno, sono garantiti 2 anni sulle major e 5 sulle patch, ed è questo francamente una piccola pecca, però d'altro canto non è che il telefono non vi funzionerà più. D'altro canto comunque qui abbiamo Android stock con le solite infinite piccole chicche di Motorola. Poi sono gestite ancora meglio perché c'è proprio tutta una sezione specifica dove possiamo andare a personalizzare il nostro telefono con tutte le classiche personalizzazioni. Poi c'è la sezione dedicata alle gesture specifiche, mi raccomando andatela a guardarla per tutte le moto action tipiche, fotocamera, luce, tutte queste cose. E poi soprattutto andatevi a guardare le personalizzazioni dello schermo, perché lì potete attivare l'Always On interattivo, che è unico nel suo genere, veramente è il migliore penso always on display che potete trovare su ambito Android. E poi lo schermo attento, un'altra piccola cosa, un'altra piccola chicca che vi dico, attivatela.
E poi abbiamo anche Ready For, quindi la possibilità di avere il nostro smartphone, diciamo, impresso direttamente sullo schermo del monitor, naturalmente solo wireless. Però ragazzi, fa comodissimo, soprattutto se lavorate in ufficio, vi tenete il telefono in tasca o diciamo dentro il cassetto, e di fianco nel vostro monitor potete ricevere tutte le notifiche e avere letteralmente il vostro telefono sul computer, ed è una soluzione molto molto comoda che qui è presente. Quindi insomma, avete capito in tutto questo video come lui è un telefono veramente super super completo, perché ha tutto, ha tutto. Ecco, di questo tutto le cose non tutto riesce a farlo alla perfezione, parlo soprattutto dell'ambito foto e video e poi anche degli aggiornamenti software, ma insomma è un gran bel telefono, un bel concorrente con Honor 90. Ecco, magari se vi interessa un confronto specifico tra i due dispositivi, fatemelo sapere con un commento qui sotto. Detto questo, io vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto. Mi raccomando, per le offerte seguite il canale Telegram di Litech, che adesso ve lo metterò, fondamentale per anche trovare lui al miglior prezzo. Buona giornata, buona serata, insomma ci vediamo ad un prossimo video. Un saluto da Daniele Pintus.